questo barattolo? Dichiara esattamente quello che contiene. Contiene merda? E non è particolarmente attraente di per sé. Diciamo che è un barattolo onesto. Dice quello che contiene, anche se il suo contenuto apparentemente è modesto, anche se probabilmente, essendo la merda quella di Manzoni, aveva un valore particolare, insomma. E cos'è cambiato da allora? È cambiato il barattolo, secondo me. Nel senso che adesso ci sono altri barattoli che sempre merda contengono, ma l'aspetto del barattolo, la confezione, il logo, le scritte, i colori, il sacchetto che li contiene, il packaging è del tutto cambiato. Sono diventati barattoli molto più allettanti, molto più coinvolgenti, molto più drammaticamente confezionati bene. Ma la sostanza, cioè quella che il barattolo contiene, di solito sempre merda, tanta merda. Ma il barattolo ce la mostra come se fosse altro. Ecco, allora secondo me quello che è cambiato è l'onestà. E in questo barattolo, onesto, si dichiara quello che c'è dentro, il contenuto. E non vuole essere qualcosa di diverso, anzi, il colore già richiama quello che c'è dentro. Insomma, vuole semplicemente dire, guardate, questo è il prodotto, questa è la confezione. C'è chiarezza. Adesso il modo per vendere non è quello di cercare di produrre qualcos'altro che merda non sia. Anzi, è quello di farla diventare sempre più, possiamo dire, diarrea, sempre più qualcosa di schifoso, ma la confezione? Eh no, quella deve cambiare, quella deve essere allettante, i colori, il trucco, l'apparenza, le parole che la presentano, la musica che l'accompagnano, la scritta, la composizione dei caratteri, i colori, la suggestione, le atmosfere, i brillantini, ecco, tutte queste cose, i sacchetti, vorrebbero farci credere che non di merda si tratta. E quello che è cambiato dentro di noi è che non siamo più capaci di riconoscere il contenuto. Il contenente è diventato così preponderante rispetto al contenuto che noi un po' alla volta abbiamo perso la capacità di guardare dentro, all'interno, oltre l'apparenza. E quindi l'apparenza è diventata tutto. Questo in questi 50 anni è successo, secondo me, di fondamentale, insomma. E questo ci ha degradati perché ci ha tolto la possibilità di saper riconoscere da soli, insomma, ci ha reso facilmente ingannabili. Non abbiamo più la capacità di critica, quella, non abbiamo più quel gusto, la soddisfazione che si prova quando da soli riusciamo a scoprire, a vedere e a vedere qualcosa che vale e dire, no, questa l'ho riconosciuta, mi piace, vale, questa è una cosa bella. Di separare quello che è merda da quello che merda non è.
in genere per poterlo fare dobbiamo vedere la cosa, il prodotto, senza la confezione, quel barattolo che prima ci diceva cosa c'è dentro, adesso ci inganna, ci fa pensare che dentro ci sia altro e noi non siamo più capaci di riconoscere quello che è altro da quella che è la merda. E la conseguenza è che sempre più merda compriamo e sempre più di merda ci circondiamo.